Ma buonasera! Buonasera e bentornati al live del Traineron! Del Traineron, che oggi non sapeva bene cosa fare nell'intro come sigla. Ho cercato dei grap remix, ma non ce ne sono tanti di divertenti, secondo me. Sì, per far uscire sperma è un po' complicato. Devo scriverci un po' robe complicate, probabilmente. Comunque, come state, ragazzoni? Come state? Buonasera, Wolfie, innanzitutto, che ieri sera non c'era Wolfie. Cosa è successo ieri sera? Ci siamo preoccupati, tutti preoccupatissimi, eravamo lì. Insomma, non c'è Wolfie, cosa sarà successo? Sarà morto? Sarà... mi sono preoccupato. Come se il figlio è fuori casa fino a tardi, io mi preoccupo. Anche se eri al sicuro, mi preoccupo. Comunque, il lupo prende il pelo ma non il vizio, ma quello non lo so. Comunque, il motivo per cui anche stasera, ragazzoni, c'è Another Crab's Treasure è perché... Se non c'eravate ieri sera, doveva esserci il gioco dei granchi, vado per avviare e c'era un aggiornamento, ma neanche così grosso, una roba di 3 giga. Il problema è che in nessun modo si velocizzava. Del tipo, siamo stati lì 5 minuti, l'aggiornamento è passato dall'1% al 5%. Quindi veramente non sapevamo cosa fare, ho pensato buttiamo una balatrata... Non mi sentivo, non avevo voglia di giocare a Balatro. Cassette Beast, non volevo fare l'episodio interrotto, cioè l'episodio così, perché per Cassette Beast, essendo una blind, non voglio il suo episodio. Quindi siamo un po' stati lì, facciamo questo, facciamo quell'altro. Alla fine, così, senza senso, abbiamo fatto Isaac, che era tantissimo che non giocavo ad Isaac. È stato pure una run divertente, devo dire, non è stata... tosta, abbiamo fatto un po' di robe, abbiamo anche vinto, quindi goduriosa. Quindi stasera assolutamente... Però bisogna giocare a Another Crab Souls, Another Crab's Treasure. Dannazione, non potevo anche chiamarlo Crab Souls, Dio mio, è più facile da chiamare. È più facile da chiamare così. Che comunque, raga, tempo giocato 4 ore.7. Storia principale qua dicono 12 ore. Chissà, chissà quanto saremo, siamo veramente a un terzo del gioco? Mi sembra strano. Cortino se siamo a un terzo del gioco, eh? però sono curioso di vedere come va oggi. Credo che faremo un attimino di backtracking, nel senso che non so se vi ricordate che appena abbiamo ucciso la granchiona, ci si è liberata la strada dietro al castello e siamo andati sul ponte gigante. Appena ho visto una diramazione sono andato a destra, però a quanto pare la strada che ho preso andando a destra è la strada per andare avanti, quindi a sto punto voglio tornare su quel ponte e vedere in fondo cosa c'era, perché a questo punto immagino che in fondo ci sarà un blocco o qualcosa del genere, quindi faremo quello. Per quanto riguarda le meccaniche, regà... Oh, buonasera Franco! L'aspetti di fumare ciani che ti alzano la gebba... Ma dove l'hai sentita queste robe breccane? Dobbiamo andare a Io Snord a sconfiggere i bimbi Nutella in Chilà. Ricord Vagnavo, se vuoi fare un bel cannonao devi prima vendere la cartina... Poi metteci dentro la voba con tanto amove e chiudve il ciano in Chilà. Allora, mi fa ridere la scelta dell'R-Mosha, non capisco. Non riesco a capire perché c'è l'R-Mosha nel bresciano, nell'immagine del bresciano di Francone, però ci sta. Allora, io vi gioco assolutamente, grazie mille per il tangion, come sempre. Mi fa sempre molto ridere la voce di Malli che dice ciano in Chilà. Pokémon Scarso Edition citazione? Ah, forse, probabilmente. Pokémon Scarso Edition esiste ancora. Lasciamo stare. Allora, dov'è Crab Souls? È qui. Giochiamo. Ho disconnesso Steam, tutto quanto, quindi non dovrebbe darmi problemi di compatibilità col controller. Andiamo. Raga, a livello di meccanica comunque mi sta facendo impazzire questo gioco, sincero, cioè... Io mi aspettavo un giochino così, nella media, il meme del granchietto, ok, fa ridere, però quanto dura il meme? Non mi aspettavo un gioco effettivamente solido, sembrerebbe, sotto. C'è stato anche appunto un aggiornamento, voglio capire cosa hanno migliorato, non credo tanta roba. Spero non abbiano veramente nerfato e semplificato tutto, perché la gente piange essendo un Souls, però... Oh, parte altissimo ogni volta. Continua. Eccoci qua, noi siamo sulla... Vedi? Ah, c'è il ponte rotto, sì! Si vede dalla mappa che il ponte è rotto, effettivamente.
Certo, eravamo arrivati a questa cosa. Devo riprendermi. Bello l'R2. Oh, ma questo è molto Pokémon Scarlatto e Violetto, sta cosa. Ma no, non l'ha fatto. Vabbè, R1, con l'L1 ci si para, si fa il parry al momento perfetto. Ok, vabbè, dai, l'abbiamo imparata, l'abbiamo imparata. Allora, entriamo. Direi di fare il viaggio rapido. Innanzitutto fammi vedere la collezione come è messa. Beh, dai, non capisco se il motivo... Ah, immagino che sia così la collezione di Gushi, che sia organizzata per aree. Quindi ci siamo persi questo guscio nell'area iniziale, probabilmente. O è qualcosa di speciale, o ce lo siamo persi nell'area iniziale. Lo 69, sì, mi fa ridere, vabbè. Volevo teletrasportarmi a... non al dominio, ma... alle camere della duchessa. 4 e 10, 10, 88 su 100. Dovremmo completare questa roba qua. Che dite? Facciamo un episodio in cui andiamo a completare quella... la ricerca dei cristalli? Wait a minute. Come... come vedo le mie statistiche così, vero? Perché siamo a livello 15. E... sulla, sulla minimappa si vedeva la regina e sopra c'era scritto 30. E cosa vuol dire quel 30 che c'era vicino alla regina? Ah. Allora, fatemi fare giusto un controllo qua dietro su cosa c'è. Qua dietro. E devo finire quel ponte lì che avevo ignorato. Let's go. Elden, che tra l'altro non sto toccando da un paio di giorni. Io sto andando avanti con la Convergence mod, oggi ho fatto un pochettino. Mamma mia, se sta diventando tosto. Mamma mia. È stato divertente perché sono arrivato davanti a... cioè, ho battuto uno dei boss che ti porta alla fase finale del gioco. E normalmente batti quel boss, c'è un passaggio, un ponte, e tu vai dall'altra parte. Non c'era il ponte. E davanti al ponte c'era un, invece del ponte, un teletrasporto. Provo a interagire con il teletrasporto, mi dice: prima devi battere, e mi elenca quattro nomi ed erano tipo i boss, e sono tipo i boss più difficili di Elden Ring. Quindi ho detto: ah, ok. Costringe a fare quei boss prima di fare il finale, effettivamente piangerò. Comunque, ops, ho usato la tastiera. Io sono stato un idiota perché sono andato subito qua a destra. Ho detto: questa è la strada principale, fammi andare di qua. In realtà qua sarà rotta e basta. Mi sono perso un dialogo. Oggi volevo essere stronzo, quindi ho preso una buonissima pizza per tutte le patatine. Ti odio. Oh, questa è della mia specie. È finita, è tutto finito. Perché non me ne fa mai dritta una? Ehi, ma che succede? Lo dico io che succede. Succede che per l'ennesima volta forze crudeli e indifferenti al di là del mio controllo mi stanno schiacciando il carapace. Ho appena speso tutti i miei risparmi per comprare un raro tipo di spazzatura che si trova solo nelle secche, hai presente? Intendevo rivendere una nuova carcina per guadagnarci qualcosa e poi con il ricavato mi sarei preso un guscio migliore. Qualcosa di carino, sai? E ora torno qui e scopro che il ponte che porta in città è crollato. Non c'è altro da fare, dovrò abbandonare tutta la mia spazzatura. È finita, sono spacciato. Prima che venisca la marea mi ritroverò senza guscio. Grazie per il supporto, amico. Non l'ho aiutato assolutamente. Va bene, questa è la tua spazzatura, eh? Durashell. Bello Durashell. E qua queste robe che servono per sedersi, cosa vorranno dire? Ci sarà un trofeo, tipo, se le trovo tutte, boh. Quindi se cado muoio. Se cado muoio, certo. Visto l'8 su 10 molto saporiti, patatine 2 su 10 sapevano di cartone. È anche uno dei motivi per cui odio la pizza con le patatine, perché prenditi delle patatine a parte rispetto a quelle robe insipide che mettono sulla pizza. E la per snack. Ok. Però quindi io non ho il viaggio rapido. No, facciamo episodio... non lo so, non vorrei annoiarvi, però vorrei fare quel backtracking nell'area iniziale per capire cosa effettivamente ci siamo missati. Che ne dite? Io sono un po' curiosino, raga.
di capire che guscio mi sono perso e dove trovare quei cristalli soprattutto. Non lo so. Fatemi controllare, dai. Di solito le prendo a parte se le prendo, sì. Same. Same. Stanno sempre un po' di friggitrice. Comunque è sempre più sporco sto posto qui, eh. Mamma mia. Tra l'altro volevo farvi vedere una cosa che attiverò per una volta e poi la toglierò. Ho trovato, non so se sapete, che ci sono le opzioni di, come si può dire, le opzioni di accessibilità in questo gioco, del tipo diminuire un po' la difficoltà dei nemici, alzare la tua potenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ho controllato e c'è anche la modalità assistita. Dagli Acrilo una pistola. Ah, è un guscio, quindi. È un guscio. Ok. Voglio vedere un attimo cosa succede, raga. Sono... questa luce. Ah, era una torcia, ok. Voglio... giusto vedere... è morto. Posso lasciare la pistola in giro, però. Posso lasciare la pistola in giro. Mi fa parecchio ridere questa cosa, eh. Fammelo provare. Bellissimo. È bellissimo. Buonasera, Valle. Buonasera. Stavo provando perché avevo visto che c'era la, nelle modalità assistita, c'era la possibilità di dare una pistola. Non è una mod. Non è una mod. C'è proprio nelle impostazioni la possibilità di darti una pistola. Cioè, tipo, se hai voglia di giocare la easy mode totale, c'hai la pistola infinita, fra l'altro, perché non sprechi munizioni, mi sa di capire. Mi fa parecchio ridere. Mi fa parecchio ridere. Ok, comunque il castello mi sa che l'avevamo esplorato. Aia! Mi sa che l'avevamo. Avevamo esplorato bene il castello, quindi non credo. Non lo proverò contro un boss perché non ne vale la pena. Impostazioni. Poi c'è tipo riduzione salute nemici. Cioè, puoi fartelo veramente la easy mode. Questa provata più ampia, evita perdite di oggetti alla morte, come su Minecraft, evita danni da trappola, puoi ridurre la velocità delle animazioni e recuperare anche il drop quando lo perdi. Ovviamente, disattiviamo tutto. Sì, va bene così. Ok. Allora, io voglio trovare, regà... voglio fare un backtracking nell'area iniziale perché sto cercando di capire se c'è da qualche parte il guscio che ci manca di quest'area, in teoria, perché ci manca un guscio. Oh! Mi devo riabituare a sta roba. In teoria ci manca un guscio e ho visto anche che ci mancano in quest'area, non so come si fa a vedere, ma ci mancano dei cristalli. Ne voglio fare un backtrackingino. Carino, carino, piccino, picciò. Però qua mi sa che non serve a molto, vero? Questa strada l'avevo fatta bene. Secondo me è fuori che ci mancano robe da fare. Sì, ne avevo andati qua. Uscita, non si può passare, eh? Oh, wow. Allora, andiamo di qua. Usciamo dal castello in modo normale, se mi ricordo come si fa, eh? Ma sai che mi sa che dobbiamo... facciamo prima fare il viaggio rapido. No, aspetta. Faccio il viaggio rapido che è più easy. Tu.
Allora, guscio trasporto. Partiamo dall'inizio, dalla grotta del riposo. Anche se credo che qui tutto quello che c'era da esplorare con il coso, il rampino l'avevo fatto. Fatemi andare nella prima zona e piano piano ripuliamo tutto, raga. Devo capire dove sono i cristalli che ci mancano. 3, 4 1, 2, 3, 4. Ecco, tipo lì. Ci siamo stati? Come ci si arriva lì sopra? Da lì. Credo. Da oggi ho un computer? Com'è possibile? Uno che funziona? Cosa è successo? Cosa è successo? Tocca iniziare Mally Game? Come regalo? Un computer intero? Azer! GG! Allora tocca aprire Mally Gaming adesso, basta, non hai più scuse. Non hai proprio più scuse. Anche perché io facevo live dal portatilino di merda, quindi... Shit, non ci si arriva da qua. Molto bellino. Sono l'unico che ha un computer che ha un tostapane, vabbè. Ho alla volta. Basta, adesso c'è Mally con la build da gaming. Ah, ma ho fatto il giro? Ma perché mi disoriento così facilmente in sto gioco? Madonna, oh. Bello l'affondo in corsa, comunque, lo adoro. Ma c'è il mini boss dell'inizio che ormai abbiamo già distrutto. Ah, forse, guarda. Guarda che c'è qua la fregatura. A posto. Oh, troppo. Pila per pane. Ok. Uno. Due. Ma non è... Ma sì, l'avevamo fatta anche questa, raga. Mi sento non ho fatto l'accesso da lì. Vabbè, distruggiamo questo. Ok. Ah, oh shit, non era per il perfetto questo. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Ed era lo stesso a cui accedevi facendo il giro di là. Vero? Sì. Ok. Distruggiamo anche lui. Oh, mi ha fregato, eh? Ok. Di qua credo si scenda dove c'è il mini boss. Mi sembra. Sì. O no? No, questo è... Questo è un altro percorso. Aspetta, allora lo facciamo dopo. Prima voglio assicurarmi di aver fatto al 100% questa parte sopra. Compresa la tizia che aveva saltato, il pesce palla lì di merda. C'è un altro? Poi, eh? Quanti ce ne sono di questi qui? Vieni qua, fermo! Aia! Ok. Troppi? No. Qua c'è la noce di cocco che avevo già fatto. A posto.
A posto, dammi il tuo drop. Non ci dico, l'ho già registrata, quindi non mi interessa. Va bene, saltiamo su. Qua ci sono questi. Oh! Aia! Non potete combattermi in due. Guarda, guarda come frego questo, sì. Oh shit! Oh, come? Vabbè, ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh! Fortissimo! Ma stiamo scherzando? Ti faccio fregare da questi qua stupidi. Ok. Mamma mia, oh. Devo imparare a giocare, veramente, mi sa, eh? Ok, correttina. Dai, muore. Sì, però in due non potete. Muore! Ok. Kele. Kele. No, ho bisogno di cure, però. Oh, questo l'avevo fatto di salire fino là sopra, giusto? Sì, questa strada me la ricordo. Ho fatto il controllino qua. Però c'è una piantina, quindi molto volentieri. Ok. Lì c'è il pesce palla di Beaud. Oh, oh, oh. E avevo preso questa, sì, la conchigliona. Questo l'avevo trovato, però. Questo l'avevo trovato, mi sa. Sì. Qua rocce appese che non servono a nulla. Oh no, mi sa che qua avevo esplorato tutto bene. Tranne lì sotto, che però vabbè. Ci vuole. Ancora. Vorrei imparare tutto. Non sto imparando, ho perso il tempo da Perry. Mamma mia. Ok, prendiamo questo di nuovo. Il cappellino quindi l'ho già fatto. Mi manca solo l'area di qua da esplorare. Dove sono allora quei cristalli che mi mancano, dannazione? Ok. Oh, trappolone. Oh, basta, fammi andare via. Basta. Oddio. Ma stiamo scherzando, ma quanti sono? Ma che area è questa? Oddio, ma questa è l'area che va verso l'inizio, eh. Allora l'ho già esplorata anche questa. Eh sì. Ok, cosa mi manca allora?
Cosa mi può mancare nella primaria che non ho ancora esplorato? Di così complicato. Ok, andiamo a curarci. A questo punto viaggerei alla seconda, tipo. Allora, innanzitutto un nuovo livello possiamo fare. Ottimo. Ci siamo ancora un po' alla difesa? Sì. Ok. Adesso vi faccio vedere la cosa che dice che sto cercando di fare in questo momento. Se vado su questo trasporto, vedete? Le secche mi dice che ho 88 cristalli su 100. Quindi vuol dire che mi mancano 12 cristalli viola che posso trovare da qualche parte. E mi sembra che non ci fossero aree chiuse ancora in questa zona. Allora, guscio trasporto. Fammi andare tipo alle secche centrali. Ecco, zona ombrellone magari, no? Oh, qui sopra, innanzitutto. Lattina, grazie, che la voglio di più. No, ho sbagliato. Ah, non posso, ne ho già tre. Ok. Sopra. Perfetto. Voilà. Voilà. E una volta che arrivo qua, qual è il segreto? Nessuno. Va bene. Ora voglio andare però di lì, perché di là c'è il castello. Ok. Non posso volare più di tanto, però posso fare il giro. Ecco, come salgo qui in questo intermedio? Forse dal basso ci si arriva comunque, eh? Yes. Qui sopra. C'è il pettinino, ok. Batto il perri, scusa. Oh shit. Oh, se ti prende fa male. E vai. Ok. Questa strada qui mi sa che l'avevo fatta. Però non con gli ami, forse dall'alto? Ma quanti pisciolini? Ok. Facciamo questo. Ah, lì sopra ci sono mai stato? Sì. Però non avevo esplorato del tutto. Perché avevo visto il pesce palla ed ero scappato. Vieni giù. Dai. Questo era un perry come piace a me. Proprio di che non ci sono segreti qua. Oh shit. Sempre il cappellino. Anemone, questo è nuovo però. Dove sta l'anemone? Qua? Questo è nuovo. Un invertebrato che intrappola prede minuscole tra i suoi numerosi tentacoli T2 MSG. Ok, non mi interessa al momento. Però quest'area allora l'avevo fatta. Questo cappellino ce l'ho registrato. Ma così strano. E volando di lì si arriva là, che è quella strada iniziale che avevo già esplorato. Qua si arriva al mini boss.
Non so veramente cosa mi sto perdendo nella zona iniziale. E sarà evidente, eh? Impossibile non vederlo. Potrei essermelo perso semplicemente per strada, eh? Ecco, tipo lì sopra si può andare, ho visto, no? Però come si va qua sopra? Aha! Aia. Qui sopra, in che zona siamo? Siamo comunque vicini al castello adesso, eh? Non si può salire di qua? Come mai? Oh shit! Oh shit! Aia! A fondo! È lieta dove sono salito prima. Torna. Ok. Dovrei un po' ignorare i nemici in realtà, perché... cioè, il mio obiettivo adesso non è cercare altri nemici. Potrebbe anche essere che quello che mi manca è un drop raro. No, non può essere, dai. Poi ci sono sempre queste seggioline ogni tanto. Tappi di sughero in cui puoi sederti. Quello è un altro mistero. Va bene, allora, ultimo controllino, anche perché le grotte le avevo fatte bene, quindi lì è impossibile, mi sono perso qualcosa. Ultime parole famose, adesso mi sono veramente perso qualcosa, però dubito. Questa è un'altra zona in fondo. E qua si torna lì. È la salita che ho fatto prima, certo. Devo andare lì a destra. E questo è il falò iniziale. Il falò, vabbè. Come si chiama questo? Credo che sia la periferia questa, sì. La periferia, ok. Ah, ora sì che posso essere davvero mod. Vabbè, è abbastanza inutile, vero? Ma c'è gente morta però. Cambiato dopo l'attacco. E magari, metti che magari c'è una cosa extra adesso. No, dubito. Qua è ancora luminoso perché siamo lontani dal castello. Sì, raga, tutta roba che ho esplorato un miliardo di volte questa. Potrei dirmi soddisfatto. Potrei dirmi soddisfatto. Purtroppo non abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Però un pochino siamo saliti di livello, quindi ci sta. Vai ancora di resistenza? No, 3000 devo fare. Vabbè. Nuova Carcinia. Periferia della città. E ora area nuova, raga. Quindi. E vedo che c'è proprio la stradina che porta alla città. Quindi. Vediamo. Una città? A Norlondo? Ok. C'è tutto sto... assenza di nemici? Come mai tutta questa assenza di nemici? La madonna! Un po' troppo!
Momento a Norlondo, Rea. Momento a Norlondo, guardate che roba. Asser, segretino, 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 dai, dai, dai. Dai che c'è il segreto qui. No, c'è il segretino? Ah, c'è il segretino di là però, guarda, 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 trovo il segretino. È morto però questo. Parla. Sta dormendo. Ah, ok. Sta dormendo o ti stai dicendo le cazzate per essere più tranquillo? Ok. Nuova Carcinia. Dai, voglio un boss, voglio un boss. Su, boss all'ingresso della città ci vuole. Ehi là. Un gatto? Sono quasi foto vere. Sei il gatto dello sviluppatore? Molto jazz, regà. È bello vedere una faccia nuova in città. È alla vigilia della giornata dei rifiuti, per giunta. Cos'è la giornata dei rifiuti? Non lo sa, non sa cos'è la giornata dei rifiuti. Ma non posso rovinarti la sorpresa ora, lo scoprirai presto. E questa è la lunga vicenda della via commerciale tra Calma Piatta e Nuova Carcinia. Wow, sono davvero felice di essere rimasto a ascoltare questa storia. Grazie, zio Adi. Ehi? Sono visitabili le case? Shit! Oh no! Oh no, Balatro, regà! Oh no, Balatro! Balatro! Parla con lui! Salve! Salve, signora! Vieni dalla Calma Piatta? Questo punto in genere è riservato ai commercianti, soldati e nobili, e tu non mi sembri appartenere a nessuna di queste categorie, caro. Lauren Ipsum. Va bene. A meno che tu non sia uno di quei neo-aristocratici che preferiscono non ostentare la propria ricchezza? Che emozione! Com'è la corte della duchessa? E lei è davvero così bella come si dice? Sì, sì, lei era... voglio dire, è molto carina. Anche tu non sei malaccio, mio piccolo aristocratico? Ti va di salire da me? Arrivederci, signora! Vabbè, un po' di catcalling dai balconi ci vuole. Un po' di crab calling. Questo posto è immenso! That's what she said. Sei rimasto affascinato dalla nostra bella città? Irrik Rabitur. Posso onestamente dire di non aver mai visto niente di simile. Dovresti esplorare un po' i dintorni, ma forse in te mi limiterei alla parte di sopra. Sul fondale si rischia di incontrare certi tipacci. Interessante. Interessante, eh? Gilda dei ladri? Tortellini! Benvenuto a Nuova Carcinia! Paro di civiltà in mezzo alla rude violenza delle sabbie di mezzo. Mi fa troppo ridere l'interregno. Terra di mezzo. Testimonianza del supremo potere dell'industria. La città dei sogni, la perla degli oceani. Il pilastro fondante dell'economia della spazzatura che assicura... il sostentamento dell'intera società dei crostacei. Tra l'altro vedo che c'è un edificio luminoso che sembra avere tipo una tastiera RGB. È una tastiera RGB, ok. Come ho fatto a ritrovarmi invischiato in questa conversazione? Ti stai chiedendo chi sono? Sono Tortellini, responsabile dell'accoglienza della città, per servirti. È una grande emozione accogliere due nuovi visitatori in un giorno solo. Sono molti? Niente affatto. Di solito ne arrivano 20 o 30. E farà accento bolognese. Di solito ne arrivano 20 o 30. E allora perché... aspetta, hai detto due? Per caso l'altro era uno squalo che portava il guscio più fantastico che tu abbia mai visto? Tu è un tuo amico? No, non so farlo il bolognese. Voglio dargli una lezione e costringerlo a restituire il mio guscio. Un amico giurato, allora. Questa giornata diventa più emozionante ogni minuto che passa. Devo raggiungerlo prima che venga il mio guscio a chissà chi. Vuoi dirmi dove è andato? Non ne ho idea, gli ho dato un caloroso benvenuto e poi non mi sono più curato di lui. Che razza di responsabile d'accoglienza sarei se mi voltassi a guardare cosa fanno quelli che ho già accolto, invece di essere rivolto in avanti per salutare quelli che arrivano. Ok, ok, mettiamolo così. Allora, se qualcuno volesse vendere un guscio da queste parti, dove potrebbe andare? Mi vengono in mente esattamente quattro posti. Dopo aver provato a venderlo al negozio di articoli di lusso, la perla rara. La perla rara. Vabbè. Se è un guscio d'antiquariato, potrebbe averlo offerto al curatore del museo.
In alternativa potrebbe aver fatto un salto alla taverna della Feccia, la Bettola nei quartieri bassi, per venderla qualche poco di buono, probabilmente. E infine potrebbe essere andato dal fabbro. Il fabbro? Cazzo, c'è un fabbro? Vabbè, per venderlo come rotame. D'accordo, grazie mille, farò un salto in quei posti e controllerò. Che le correnti ti siano propizie, piccoletto, mi piacerebbe poterti accompagnare, ma finché ci saranno visitatori da accogliere, il mio lavoro non sarà mai finito. Ok. Basta bolognese per stasera. Tortellini! Ok. Poi questo forse era più riminese, non lo so. Quindi i quartieri bassi proprio sono bassi, letteralmente bassi. Proviamo a fare i quartieri alti. Lo vedi quel paguro laggiù? Non ha l'aria misteriosa? A pare di questo svitato che ci sta appiccicato come una padella? Tanta marea, no, non lui, mi riferisco a quel tizio blu dall'aria misteriosa lì al bar. Oh, dimmi che non stai parlando di Firth, ti prego. Ah, quello che mi ha trovato sul ponte. Tilapia ci è uscita insieme a lui. E lui ha cercato di convincere a investire in dollari della sabbia. Tilapia, conoscono quel fantasma. Tu eri di meglio, Delty. Un granchio serio e lavoratore che ti tratti come una regina. Ma lui è così misterioso. Momento Women. Gold Diggers. Fai vedere? Sempre ste foto del gatto. Ma che carino. Ok. Tu cosa mi dici? Non riesco a smettere di pensare a quella terribile faccenda del bosco. Vuoi tacere una buona volta e mangiare la tua frittatina di alghe? Tutto questo buonismo mi sta rovinando il brunch. Faccenda del bosco. Poi questo buonismo, cos'è, Salvini? Godo! Ah. Spiegare l'accoppiamento cranchico al volo, dai. Buonasera, buonasera, Nabon. Buonasera, Nabon. E i granchi credo che si accoppino in un modo molto, molto classico. Però farà usa le uova, credo. I granchi usano le uova, ragazzi. Grazie per i bittini, intanto, Sondaggio in chat, i granchi. Questo qua è il bastardo di prima. Il bastardo di prima. Ma guarda chi c'era, un pezzo che non ci si vedeva, collega. Ah, sei quel tizio del ponte. Proprio io, il mio nome è Firth. Usalo, ma non consumarlo, intese? Sempre decisamente contento, non eri finito sul lastrico? Ovviamente no, amico, neanche lontanamente. Un investitore scaltro non mette mai tutti i gusci in un solo... Pesce e pesce oppure, con la sborra. Più o meno, tra l'altro c'è anche... Il meme è diventato talmente elevato che ho messo il meme anche all'interno del... della schermata di attesa. Quindi toccherà vedere il pre-live le prossime volte. Non mette mai tutte le sue chiappe in un guscio solo. Va bene. È questo che faccio nella vita. Metto chiappe nei gusci. Nello specifico, le mie chiappe. E sempre nello specifico, nei gusci più elevanti, le eleganti e vistosi che mi riesca di trovare. Capisci? Non proprio. Sono un commerciante di gusci, ragazzo mio. È il destino dei paguri, sempre alla ricerca di qualcosa di meglio, di un guscio nuovo da scambiare con il vecchio. Fatti furbo, buttati anche tu in questo settore. Ti metto sui maxi schermi della palestra, mi sa. Per forza! Per forza, unico modo per motivare tutti. C'è un intero oceano di possibilità là fuori, tu rischi di perdertelo, lo sai? Quindi vendimi. Che mi dici, sei pronto a iniziare la tua scelta? Se vai così, grazie. Peggio per te, amico. Ah, quindi non posso commerciare? Non volevo un guscio bello, magari. Mi davi dei gusci speciali. Qua ce ne sono tanti i tappi di sughero. Però su questi non mi posso sedere. Sto pensando che siano tipo dei collezionabili. Cioè, se li trovi tutti quei tappi, prima o poi... Ah, ma guarda che bello, c'è pure i passaggi con l'amo. Falò. Bartolomeo Calanchi. Ah, al mattino non c'è nulla di meglio di una passeggiata a salutare nella piazza di Nuova Carcinia. Parola di Bartolomeo Calanchi. I future sulla spazzatura hanno rendimenti vertiginosi. Praticamente ci sguazzo. È un mercato in rapidissima espansione. Non riesco a capire come si possa lasciarsi sfuggire un'opportunità del genere. Ok.
simbolo della città è una campana. Souvenir soprannobili Valcondimentum. Disilli di ogni forma e dimensione, i prezzi più convenienti prima del riassortimento per la giornata dei rifiuti. Ok? Faito. Si prospetta un'altra redditizia giornata dei rifiuti per il sottoscritto. L'hotel è pieno da scoppiare e io non devo sollevare neanche una chela. Si può suonare? No, dai, che si può suonare. Qua si scende ai quartieri bassi? Si scende e non si risale, quindi aspetto. Con voi non posso parlare? Va bene. Testa d'uovo, quello lì. Nessuno vota la mia polmeme? Mi sa di no. Mi sa di no. Devi dire... scusate, c'è una poll attiva, regà. C'è una poll attiva. Hai visto? Che brava, che brava. Non me ne ero proprio accorto. Allora devi dire, ragazzi, c'è una poll da... Cosa vuoi? Scusa, ma sono un granchio d'affari molto indaffarato a fare affari. E ti... Ma scusa, mi è sembrato che non stessi facendo nulla. Ma pari merito, tutti e tre? Ma a piccola sempre in tre e sforra? Bello, bello. Sempre in tre più. Interessante. Mi è sembrato che non stessi facendo nulla. Vedi, questo dimostra che non sai proprio nulla di affari. Già. Va bene, ok. I granchi fanno stesso pecora per forza. Sì. Ruscio di Lunatia. Che poi alla fine abbiamo scoperto se si dice Lunatia o Lunatia. No, livello non ce l'ho assolutamente. Quartieri anali? Cos'è che... Cosa c'è scritto? Quartieri alti. Ah, ok. Un attimo... Confuso un attimino le cose. Mi è incazzato nero il tartarugo qui. Cos'è un... Sembra una tartaruga. Ma c'è una clessidra sul culo. Chiedo scusa, cos'è questo edificio? Un bel giovanotto, quello davanti a te è il museo della storia carcinica di Nuova Carcinia, eh già. Oh, forte, posso entrare? Mi dispiace, ma il museo è chiuso al pubblico. Stiamo dando gli ultimi ritocchi alla nuova mostra. Oh. Ehi, sto cercando uno squalo alto che mi ha rubato il cuccio. L'hai visto per caso? Non mi pare, no. Ma se fossi venuto fin qui per trovare un ricettatore, io cercherei nei quartieri bassi sotto di noi. Capito, grazie. Attenzione laggiù. Già. Va bene. Regà, io devo... No, crime scene. Che cos'è successo qui? Ma trema tutto lui. Ehi, si può uscire da questa parte? No! Lavoratrice della Shellfish Corp. Ok, andrò da qualche altra parte. Scusa, mi dispiace, non volevo crederti in quel modo. È solo che sono parecchio sotto pressione, capisci? La gente non è affatto contenta di non poter accedere al mare aperto. Adesso mi insultano dandomi della lavativa nemica del progresso. E dicono che il mio recinto è progettato per con le pinne caudali. Ma se l'ho costruito c'è un buon motivo. L'isola della spazzatura sta per arrivare. Qui succederebbe un disastro, perché questi civili non vogliono capire che le regole esistono per una ragione. Sta per arrivare l'isola dei rifiuti. Ah, interessante. Tu cosa dici? Guarda quello stupido museone. Che senso ha usare un intero edificio per conservare le robacce del passato? Chiamatemi quando cominceranno a esporre oggetti provenienti dal futuro. Questo qua è il ministro della cultura in Italia. Rinnovato. Ammirettami, con le civiltà antiche erano molto più avanzate di quanto pensiamo. Sfruttavano l'ambiente naturale per costruire roba di tutti i tipi. Non avevamo bisogno di aspettare l'arrivo dell'isola della spazzatura. Tipo quegli svitati delle secche che vivono come nel Medioevo? Avanzati in accidenti, cioè. No, erano molto più in gamba di quelli. Costruivano delle cose che al giorno d'oggi non siamo neanche in grado di riprodurre. Lo facevano con la magia. Ok, posa quelle alghe. Penso che tu ne abbia fumate abbastanza. Va bene. E ci sta che si fumino un po' di alghe da queste parti. Sapete che credo di aver finito? No, non ancora. Oh, Jackson, non passa giorno che non guardi in basso sognando di averti quassù con me. Chela nella chela, cavaliere Ernesto d'Alturi. Chiamo dalla marea che le nostre strade si sono incrociate, ma la mia famiglia non avrebbe mai provato la mia relazione con un plebeo. Ma non c'è niente di plebeo in te, forse un giorno troverò il coraggio di dirtelo, ma fino ad allora soffrirò da lontano pensando a te. Oh, e laggiù c'è l'altro. Sti pesci che compenetrano? Vabbè. Lor.
simbolo nuovo questo. That's my jam. Benvenuto alla Perla Rara, la boutique principale della Shellfish Corp. Come va, mio caro amico, in evidenti difficoltà economiche? È così ovvio? Sì, ma se tu sei venuto nei quartieri alti a dare un'occhiata alle vetrine, giusto? Non devi vergognartene, tanti passanti si fermano ad ammirare i nostri gusci di lusso. Hai 5 minuti prima che la tua fermata diventi sosta vietata, per cui goditeli finché durano, amico mio. Madonna, hai visto il mio guscio? Per caso un grosso squalo è passato qui di recente a cercare di venderti un guscio? Oh sì, l'ho mandato via in malo modo, non facciamo permute qui. E anche se le facessimo non accetterei mai un rottame come quello che voleva rifilarmi lui. Ma è la nostra casa, non ho idea di dove sia andato dopo. Ma non c'è nessuno in questa città che presti attenzione a quello che succede? Assicurazione sul guscio? Presso la Ferrara puoi spendere le tue microplastiche per assicurare ogni guscio che hai già indossato. Ogni volta che riappari dopo una sconfitta potrai equipaggiare uno qualsiasi di gusci che avevi assicurato. Che bestialità geniale! Bellissima sta roba! Oh, vi dico, in realtà credo che le lattine le troviamo ovunque ed è tipo la mia preferita. Perché declino è a distanza, abbastanza difesa, non è pesante. 7,50. Ok, fammi prima vedere di qua. Acquista gusci. Conchiglione. Questa sottospecie di guscio è diventata molliccia e gommosa non appena finita in acqua. Che senso ha? Certo, la pasta. S. Con spuntino, quindi tipo la banana. Volano. Con mulinello. Manipola le correnti oceaniche per scatenare un turbinoso vortice d'acqua che travolge da angeli amici. Bartolomeo! Bellissimo Bartolomeo! Leggendario pirata che un tempo terrorizzava le secche. Salta fuori dal guscio e fallo detonare, infliggendolo danni enormi ai nemici durante l'esplosione. Cubo di Felix. A risolverlo darà inizio all'apocalisse. Fratellino. Ma è Slowbro! È Slowbro! Una conchiglia sulla quale è tagliato un volto minaccioso. L. Per un breve periodo di tempo resiste a tutte le interruzioni e gli atterramenti e gli attacchi nemici. Pelle ferrea, insomma. Salvadanaio. Abbandona il tuo guscio, fai in modo che per un breve tempo i nemici concentrino su di esso i loro attacchi. Interessante. Non è possibile. Un peluche con le sembianze di un leggendario traditore. Il tuo umami diventa una fitta nube di inchiostro che fa perdere le due tracce ai nemici. Un'armatura protettiva mai indossata dalla creatura alla quale era destinata. Attira per tornare in vita se muori senza perdere il cuccio che hai equipaggiato. Vabbè, ma sono tantissimi, raga. Quasi sono costumi, però. Matrioska. La configurazione ritualistica di una famiglia i cui membri si sono divorati l'uno con l'altro. Va bene. Con diversivo. E trofeo con festa, che è quella che abbiamo. Una splendida fondina da minestra piuttosto comune sulle tavole degli aristocratici. Belle. E questi sono... No, bellissimo. Stato sostegno alla comunità LGBTQ+, con questa coloratissima bandana. Poncio nero. Poncio avorio. Signor Krill. Indossa questi pantaloni e sarai sulla strada... Per cosa dire la tua migliore sia microplastica, Mr. Krabs. Capo della setta. Ah, credo sia Cult of the Lamb questo, no? Mezzanotte. E Krill cameriera. Belline, non ho soldi per niente. Potrei vendere il conchiglione. Sai cosa? Mi faccio un'assicurazione sulla lattina. Esco. Così... È ottima. Questo è un... Ah no, è un ricarica. Con lui abbiamo parlato.
quale abbiamo parlato? No. Non c'è al mondo una città migliore di Nuova Carcinia. Per quello non sono mai andata da nessun'altra parte. Ok. Però credo che noi siamo arrivati da qui, giusto? Qui a destra. Sì, quindi abbiamo fatto il giro. Perfetto, possiamo andare giù. Buonasera, Viar. Sì, ho appena visto dei gusci, veramente, meme infinito. Il guscio impostore di Among Us, bellissimo. Mio preferito. Ma questa S che è tipo la cosa più facile da disegnare alle elementari, lo usavo sempre per fare le grecchine. Ok. Oh, qua è facile in realtà perdersi le robe, dovrò fare su e giù un po' di volte, mi sa. La gente incazzata nera, mi sa. Oh, oggettino. Che la perpana. C'è anche il fabbro qui ai quartieri bassi, ho visto. La gente con le macchinine. Ehi, piccoletto. Non sono poi così piccolo. Dici? Io sono abbastanza piccolo e tu sei ancora più piccolo di me. Esci dalla città e incontro qualcuno di quei tipi davvero grossi, vedrai che ti sentirai subito molto, molto piccolo. Di questi tempi non se ne vedono molti di paguri nella barriera corallina. Ma poi perché? C'è stata qualche migrazione di massa di cui non so niente? Non ho idea, non ho molti contatti con la comunità, mi dispiace. In ogni caso è stato un piacere conoscerti, abbi cura di te, piccoletto. Ma non sono così cattivi ai bassi fondi, in realtà. È come al solito, perché i ricchi in realtà giudicano male i bassi fondi. Certo, certo. Denuncia sociale. Ehi, ragazzino. Ehi, signora. Abbi cura di te. Ho visto troppi bravi granchi diventare l'ombra di se stessi qua giù. Ti diranno che nessuno si inquina nella barriera corallina. Ma con giù nei cartelli bassi succede, è come se succeda. Grazie, starò attento. Ti auguro una piacevolissima giornata. Ma sono tutti così buoni qui sotto, ma che è? L'hanno trattato malissimo di sopra. Un tempo lavoravo nella valle. Smistavo la spazzatura per la Shellfish Corporation. Ultimamente la situazione al di là della barriera corallina è diventata davvero spaventosa. Granchi che impazziscono? Nuovi predatori arrivati da fuori? No, grazie. Nessun lavoro vale un rischio simile. Preferisco tentare la sorte in città. Almeno qui gli unici predatori di cui debba preoccuparmi sono gli strozzini. Vabbè, ci sta. Oh, quanti dialoghi, però. Fare la pendolare dalla Valle dei Relitti è un inferno. Dovresti noleggiare un glu-glu car. Un bla-bla car. Ho sentito dire che non costa molto. Beh, una volta non costava molto, hanno tenuto i prezzi bassi giusto il tempo di far fallire la Granchio Taxi. E la Granchio Taxi era solo una speculazione di ricchi investitori senza scrupoli. Per sottrarre finanziamenti alla metropolitana. Metropolitana che comunque avrebbe servito solo i quartieri privilegiati. Per cui che sprofondino tutti, male che vada ci andrò a nuoto. Miei padri! Chi ha fatto questo gioco è mio padre oggettivo. Questi qua si stanno fumando una anemone, vabbè. Per ora mi limito a vivere alla giornata. Magari un giorno potrò permettermi di vivere alla settimanata. Chissà. Non che ci conti molto comunque. Tutti mi chiamano Crosta. Ehi, Crosta, vieni qua, Crosta. Ciao, Crosta, che si dice? Non ne posso più. Mi dispiace che ti abbiano affibbiato questo soprannome. Ma è proprio questo, il peggio. Crosta è il vero nome. Vabbè. Sì, pieno, pieno. Non voglio sentire altre... Lanzardo. Altre discussioni. Andrò alla Valle dei Relitti e questo è quanto. C'è un piedone lì sopra. Papà, devi lasciarlo quel lavoro. Scusa. Lanzardo Junior è quello grosso? Non hai letto gli studi? Lavorare vicino a tutta quella melma danneggia il cervello. È scientificamente dimostrato. Tutte baggianate. Se fosse vero, questo il cervello sarebbe già danneggiato. Ormai lavoro per la Shellfish Corp. Da quante pare esattamente? Proprio bellissimo. C'è proprio tutte citazioni alle situazioni attuali. Ehi, beh, Nero, devi assolutamente parlare con il mio amico. Questo granchio ti dirà come stanno veramente le cose. Lui dice in pubblico tutto quello che gli altri pensano in privato. Se quelli della parte di sopra non vogliono che tu scopra, non ce lo dicono. Vai, dimmi. Con le scie chimiche. Questo posto fa schifo. Ah, ok. Va bene. Una volta ho lavorato su nella parte di sopra, una cosetta veloce, dovevo solo aiutare una famiglia benestante a spostare dei rifiuti. Era un simpatico giovanotto e sembrava essersi invaghito di me.
A volte mi chiedo cosa stia facendo ora. Jackson Ruggine era quello sul ponte. Nero? Vabbè, Wolpi, l'unica cosa di cui si accorge è quello. Piacente amico, qui non si può entrare per ora. Ho ancora finito di ripulire il sentiero dopo l'ultima giornata dei rifiuti. Ma se lo fai a pulire tutto da solo? Se non lo faccio mi licenziano, per cui sì. Madonna. E giustamente qua si beccano gli schifi. Ubicall. Amazon. No, un paguro senza casa. Perché non indossi un guscio? Stai tremando dal freddo. Diciamo che non ho ancora trovato quello giusto, ragazzo. Si sta ubriacando palesemente. Guarda quanta gente. Ti dirò, mi piace stare in questo posto buio, accogliente come una tara sotto una roccia. Patrick. Vorrei solo che le case non assorbissero tutta quest'acqua. Accogliente come stare sotto una roccia e si chiama Patrick, eh? Bellissimo. Bellissimo, basta. Tutto bello in questo gioco. Prone. Che però prima era prone che gamberetti. Ehi là, signor Granchio. Ciao, come va? Malissimo, ma non posso lasciare che questo mi abbatta. Mi sono imbarcato in un'impresa che mi porterà finalmente a successo. È impossibile che fallisca di nuovo. Questo sono io quando... quando propongo i nuovi content, no? Un content geniale in mente! Guardati dagli abitanti della parte di sopra. Finché gli servi ti faranno sentire speciale, ma non cascarci. Mi sono trasferito qui dalle sabbie di mezzo perché un ricco bastardo mi aveva detto che sarei potuto diventare un intossatore di gusci. Io te lo immagini? Neanche a dirlo, mi sono ritrovato in mezzo a una strada in 448. Non fidarti di quelli della parte di sopra, ti manovreranno come una marionetta. È classico, classicissimo. Ma lì c'è una roba che non ho preso. Posso arrivarci? Forse sì. Bene, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. Tombolo? Eccomi. Stasera andrai a lavorare come barista al gala della giornata dei rifiuti. Sarai la nostra testa di ponte. Puoi contarci. Mentre tu distrarrai quei ricconi del quartiere alti, noi ci intrufoleremo nel locale passando dall'ingresso del personale. Lì ci divideremo in due squadre. La squadra A sarà composta da Tombolo. Rieccomi. E Marino. Ciao tesorucci. Mentre io e Azzurra saremo la squadra 2. Ehi. La squadra A si sposterà tra gli invitati alla festa. Va bene, il cafonissimo magnate della spazzatura Pelago de Granchi Sterzo. La cassaforte di famiglia. Ma perché c'è sto piano? Dubito che porrà molta resistenza. Raga, che bello avere il PC. Ma guarda, ci sta, ci sta. Cosa ci gira però su quel PC adesso? Una volta scoperta la combinazione, la squadra 2 sotterrà la cassaforte sul fondale. Ok. E voilà, l'indomani mattina quando ci rivedremo saremo diventati tutti ricchi come Nababbi. Ma io perché ho ascoltato sta conversazione? Interessantissimo, però. Riesco a saltare di là? Yes! Let's go! Volevo arrivare da quello lì, ma mi sa che faccio prima a saltare da sopra. Ma forse aspetta. No, aspetta. No! Aspetta, ci sono due, tre con cui non ho parlato qua sotto. Vai. Mi devi un sacco di plastica, porgi. Cagnazzo. Un sacco di plastica. Ma ora mi pagherai, giusto? Ok. Ciao, mi sono cacciata in un notevole impiccio. Vuoi che ti dia una mano? No, grazie, non crescerò mai come persona se non imparo ad affrontare le mie battaglie da sola. Come vuoi, spero che tutto si risolva per il meglio. Grazie, ne dubito. Va bene. Ehi, piccoletto, un consiglio, non ficcare il chiedi in affari che non ti riguardano. Io posso picchiarlo? Posso picchiarlo, lui? No. Macchinina! Macchinina! Voglio la macchinina! Fermala! No, non posso fermarla. Vabbè. Oh, adoro il tuo guscio, tesoruccio. Ah, tilapia è questa, ok. È una tizia che si chiama tilapia, non è che conoscevano quella magica. Non trovo che mi si addica molto, però. Beh, ti sta comunque bene, dolcezza. Sono sicura che prima o poi troverai il guscio giusto per te. Ti rivelerò un piccolo segreto. Se trovi un guscio che ti piace particolarmente, puoi assicurarlo presso la perla rara. Così se lo perdi o lo danneggi, te lo sostituiranno. Caspita, ottimissimo, grazie signora.
Oh, fammi creare il falò, il fabbro lì fa straridere comunque. Plum. Ah, tilapia. No, è vero, lei si chiama tilapia. Che è una razza di pesce, fra l'altro. Mi pare, no? Anche si mangia la tilapia, mi sa. Questa è la lunatia, lunatia, boh. Una volta ero ricco, ero qualcuno. Poi un affare mi è andato male e bam, mi sono ritrovato qua giù con questi sfigati. È sempre il tipico tizio da bassi fondi? Certo che no. Un giorno risalirò lassù, non importa quanti altri granchi dovrò calpestare per riuscirci. Ok. Bottom feeders. Ehi là, viaggiato. Prenditi un tappo e fermati a fare due chiacchiere. Non ti avevo mai visto da queste parti. Cridi. Se nel posto giusto, il bar della mamma è un posto fighissimo e super popolare. E Scilla sarà lui. Ehi, 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 sei un cliente? Devi parlare con mia mamma. È lei che gestisce l'attività. Grazie a questi piccoletti, mi viaggio in mare. In mare aperto sono un po' meno solitario, un po' più sicuro. Cos'altro potrebbe chiedere un granchio? Vabbè, parliamo. Ehi là, giovanotto, benvenuto alla taverna della feccia, la migliore bettola da qui al liquame. Salve, mi chiamo Krill. Sono arrivato in città da poco. Mi sembravi una faccia nuova, infatti. Felice di conoscerti, Krill. Io sono Nemma. Se hai qualcosa da spendere, perché non ti fermi a mangiare un boccone? Io e le mie bimbe ne saremo felicissime. Fornitura di passeggeri? Cos'è un passeggero? Mi hai parlato di passeggeri, cosa sono? Li avrai di sicuro visti in giro. Qui chiamiamo così tutte le creaturine che ti si attaccano al guscio. Ah, tipo, ok, cirripede quella roba, sì. E se sei disposto a spendere il giusto, puoi procurartene di tutti i tipi. Quindi gli amuleti. La gente paga per questo? Paga come, caro mio? Molti dei nostri clienti sono viandanti di passaggio che apprezzano un po' di compagnia. Sì, sì. Chiamami Nemma, caro, non sono ancora una vecchia brontolona decrepita. Quindi ottieni passeggeri, aumenta capienza passeggeri, 2500. Eccoli qua, lama di rasoio, bullone, patatina di polistirolo, bella cirripide, stermaria, cerotto usato, boh. Lampreda. Ok. Etichetta adesiva. Buccino plus. Piombo. Un altro granchio. E clipeastro. Ok. Congeda passeggeri? Cos'è? Li posso vendere, tipo? Ce ne hai multipli, effettivamente. No, per ora non li vendo. Guscio? Una domanda, se non sono di troppo disturbo, sto cercando lo scuolo che mi ha portato via il guscio. Non è che per caso è passato da queste parti? Io me lo ricorderei, mi dispiace tesoro. Non importa, non fa niente. Ok. Ok. Cavolo, sono miliardi di dialoghi per oggi, Vivere sul fondale è già abbastanza brutto di per sé, ma ascoltare il bang 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 di quel vecchio fabbro in brontolone mi fa letteralmente impazzire. Stink, stink, stink. Ti tira sotto la macchinina. Ehi, 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 fermo dove sei. Non azzardarti a fare un altro passo. È meglio per te se non ti avvicini. Perché? Perché? Hai gli occhi pieni di sabbia, amico, non mi vedi? Sono il tipo di persona che ferisce chiunque gli si avvicini. Oh, ma no, dai. Scommetto sufficiente, non hai ancora trovato la persona giusta a cui mostrare il tuo affetto. Forse potrei baciarti io, magari questo ti aiuterà ad aprirti. Certo, sei strano forte, amico, dammi retta, lasciami stare, ok? Cosa costa, ti avevo detto, amico? Dicono tutti la stessa cosa. Ah, il vecchio Eric non può essere poi così spinoso, ha un tale senso dell'umorismo. E poi che succede? Che finiscono col pungersi. Poverino. Io non mi arrenderò. Cosa? Io non mi arrenderò! Ti abbraccerò, costi quel che costi. Ascolta, amico, apprezzo lo sforzo, ma la mia non era una metafora. Le vedi le spine, sì? Spine fisico, spine che ti pungeranno. Ne ho passate di peggiori. La pelle è la tua, amico. Ok, amico, scherzare è bello, ma sul serio, smettila, comincio a sentirmi in imbarazzo. Io non mi fermerò mai, non posso fantonarti così. Sto benissimo, amico, credimi, stavo solo facendo il drammatico, scusami. Vai per la sua strada e fai conto che non sia successo niente, d'accordo? Cozza, non posso guardare, devi smetterla, non vedi che faccio solo del male. Tu te stesso. Ho capito che vuoi salvarmi, forse conosci mai un tuo difetto. Ma c'è poco da fare, io e te siamo fondamentalmente incompatibili, capisci? Non è salutare che due individui che possono solo farsi reciprocamente del male si ostinino a stare insieme solo per colmare il vuoto che hanno dentro. Bam, mic drop.
Però è un gesto di gentilezza infilarti a forza nella vita di qualcuno che ti ha detto chiaro e tondo che di te non vuole saperne. Mi piacerebbe che tra noi potesse funzionare, ma devi voltare pagina. Non tutte le storie hanno un lieto fine. Madonna. Questo tu lo sei normale, amico. La tua non è gentilezza, vero? Sei semplicemente un masochista. Ma che cosa sto guardando? Oppure ti piace vedere come reagisco al tuo continuo lanciarti convinto nel pericolo? Yes. La stroppio al tuo gioco. Fuggiti pure a morte, sai che me ne importa? Io non batterò ciglio. No. Tre puntini. E va bene, d'accordo. Porca la testa, amico, sei davvero un maniaco. Prendi la mia tecnica speciale e sparisci. Ah, era questo che volevi? Ne è valsa la pena? Ce ne sono di tipi strani per te ribassi, tu li batti tutti, amico. Che figata! Lancia un riccio e si attacca i nemici prima di esplodere. Ai puntini sono sicuro che la gente si sarebbe fermata. Ce lo faccio di nuovo? Ma perché ti ostini? Ma perché ti ostini? Ok, qua mi sembra uguale. Ultima volta. Ok, basta. Comunque è veramente una figata, non me lo aspettavo. Cioè, mi aspettavo una lunga conversazione, ma non mi aspettavo veramente un premio se continuavi. Buonasera, Sofì. Buonasera, buonasera. Ecco il granchietto, yes, yes, yes. Mi sto parecchio divertendo. Allora, tra l'altro, quindi, come si va a cambiare? Bellissimo! È una bomba! Wow! Uh-huh. Qua c'è qualcosa di utile? Da qua però possiamo accedere a quel tizio là che vedevamo sul tetto. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, eccolo qui. C'è appena stato un discorso molto molto triste sulla questione affezionarsi a una persona che non ti fa bene, eccetera, eccetera. Alla fine vicina, vicina ti dico, vicina! Ehi, giovanotto, sei pronto per l'apocalisse? L'apoca che? Oh, santa Maria, la beata ignoranza della gioventù. L'apocalisse, la fine di tutte le cose, grandi e piccole. Città che crollano, granchi che mangiano granchi, pesci che imparano a guidare. Sotto l'ho visto. E naturalmente, la melma. La melma? Proprio così. Nessuno sa da dove provenga, ma può apparire dovunque si trovino dei granchi e allargarsi fino a soffocare ogni forma di vita. È orribile, cosa devo fare per peorarmi? Non ne ho idea. Spero potessi dirmelo tu, per questo ti ho fermato. Ma sei sicuro di quello che dici? Non vedo melma qui in città. Stendo del pazzo, vedrai, vedrete tutti con ragione. Secondo me ha ragionissima. L'abbiamo già visto succedere. Buon così. Guarda, guarda, lì c'è. Posso usare i fili? Yes. Yes. Vedi che ci sono sempre in posti particolari. Secondo me vorranno dire qualcosa. Ehi, Manta. Sì, Coley? Che stiamo facendo? Adesso, dico. Adesso, dici? Stiamo chillando vicino al cristallo. Chillando vicino al cristallo? Sì. Vuoi fare qualcos'altro dopo? Conosco un altro cristallo fighissimo dall'altra parte della città. Potremmo andare a chillare là. Ah, l'ho già preso, mi sa. Sei un mito. Cosa dite adesso che l'ho rotto? Ehi, Manta. Istrice? Quel tizio ci ha rotto il cristallo. Ma come? Eh sì, è arrivato e bam, l'ha rotto. Che fine ha fatto, vivi e lascia vivere, Istrice? Non ho idea, la vita non è più quella di una volta. Che ne dici, andiamo a cercare un altro bel cristallo? Certo, non possiamo permettere a un idiota di rovinarci la giornata. Hai proprio ragione. Un dialogo più stupido e bello e divertente degli altri. Poi c'è un pesce con la macchina qui, non ha senso nulla. Qua devo ancora andarci, al prawn shop. Ho sentito dire che i quartieri alti sono molto più avanzati di noi dal punto di vista tecnologico. Questo è poco ma sicuro. Tiro voce che abbiano un rottame magico con il quale possono mandare messaggi fino allo spazio e anche oltre. E la madonna. Segreto del teletrasporto. Trapiantare il cervello di un granchio e un corpo completamente diverso. Sì, vabbè. Stiamo rovinati, amico. Come posso competere sul lavoro con un granchio che può teletrasportarsi? Non è possibile, non è proprio possibile. E comunque le citazioni sul mondo reale fanno straridere.
Bada come ti muovi qua giù, piccoletto. Queste strade possono divorarti come un predatore. Oh, finalmente un dialogo corto. E assolutamente chiamerti il nome Leo. Binco. Leopoldo, no! E dai, cambiati il nome. Binco, Banco e Leopoldo. Devi cambiarlo in Binco, Banco, Bonco. Ho detto di no. Ascolta, un trio di percussionisti chiamato Binco, Banco e Leopoldo non si può proprio sentire. E perché costano? Perché sembra il nome di un trio di comici. Aldo, Giovanni e Giacomo, tipo. E forse dovremmo darci al cabaret allora. Non è male come idea. Binco, Banco e Leopoldo. Con lui ho parlato. Queste strade le ho esplorate. Con lui ho parlato. Sì, ho parlato già. Mi sa che abbiamo esplorato bene tutto dai bassi fondi. Lì c'è il bar. Forse mi manca la tizia lì, eh? Questa qui, yes. Vivendo vicino alla piazza posso visitare la parte di sopra quasi tre volte la settimana. Praticamente come se abitassi lì. Adesso vado al fabbro, eh? Segreti, no? Eh no, mi sa che mi mancava tutto questo angolo qui. Il dottore ha detto che se non sputo sangue quando tossisco posso benissimo tornare al lavoro. Via. Non è proprio... Vabbè sì, capitalismo. Per l'ultima volta Isla, dargli una bella pinzata non basta come piano. Ma mamma, ci stanno provando con Porgi e le pinzate funzionano sempre. Diglielo anche tu, Ide. Mi dispiace Isla, ma tua mamma ha ragione. I granchi con cui invischiata Porgi non sono del tipo che puoi mandare via con una pinzata. Brutto. Ecco, questo qua è il tizio di prima che abbiamo fatto tutta una conversazione sul fatto che se ci avviciniamo ci fa danno. Ed si è trasformata tutta in una metafora sul lasciare andare le persone che in realtà non fanno per te. Però ho continuato a farmi del male perché sono un masochista, ho ottenuto un premio, quindi abbiamo imparato qualcosa oggi. Le persone tossiche nella tua vita non allontanarle, perché prima o poi ti danno un premio. Faccio una vita grama, ma preferisco fare la fame in città piuttosto che restarci secco là fuori. Ogni settimana giunge notizia di altre città vittime dell'inquinamento. No, grazie, certi ambienti non fanno per me. E che premio? Questo! Posso lanciare le bombe! Se, ti immagini una vita reale stare con una persona tossica che ti fa soffrire per anni, però poi puoi lanciare bombe dal corpo? Bellissimo! Non farti ingannare dal mio aspetto, non sono forte come sembro. A me non sembri forte, Rocco. Devi proprio rigirare il coltello nella piaga, eh? Vorrei molto, vedi? Ok, con questi ho parlato. Perché ho finito, non ci credo, ho veramente finito i quartieri. Ma perché te non posso distruggere? Lo distruggo, basta. Fa il giro. Ci deve essere un modo per distruggere quella macchina, comunque, sono convinto di questa roba. Va bene, Fabbro, dai. Ehi, la sketch, Carlo Martello. Io non ho parole. Io non ho parole. Ehi, la sketch, gran bel pezzo di metallo quello che hai nella chela. Ha un gran potenziale. Vuoi che te lo lucidi per benino, Scheggia? Hai visto il mio guscio? Esito a chiederlo, ma per caso un grosso squalo maleducato ha tentato di venderti un guscio? La proposta ti sarà sembrata assurda, probabilmente, perché era un guscio davvero super figo. Ti è passato di qui, ho preso quel guscio e l'ho rottamato subito. Cosa, ma scherzi? Giuro quanto è vera la schiuma delle onde. No, aspetta, uno squalo, hai detto? Allora no, mi sono sbagliato, niente squali, no signore. Cosa? Come se mi avessi detto, mi hai praticamente fatto venire un infarto. Non serve che gridi, Scheggia, le mie orecchie funzionano benissimo. Lucidarla? Ti riferisci alla mia forchetta? È solo un rottame che ho trovato nel mio quartiere. E che rottame, Scheggia? Porta a questo vecchio fabbro qualche cimelio da fare a pezzi e lui ti mostrerà cosa è veramente capace quel rottame. Utile, direi. Una reliquia inox. Ma ce l'avevo! Ok, ce l'avevo una reliquia inox, allora. Livello 2. Sì, ma non ho parlato con i pawn shop, però. Deve pure essere da qualche parte. Devo solo scoprire dove è andato quello squalo. La città è immensa, come farò a ritrovare il mio guscio? Questo posto è proprio stupido. È rumoroso.
Ma non potevano lasciarmi in pace? No! Da qualunque parte mi giri, c'è qualcuno che tenta di derubarmi. O di vendermi in qualche tipo di... Gamberto. Avvicinatevi, concittadini. Ah, ok, grande inaugurazione di seconda pinna oggi. Abbiamo originali, merci originali provenienti dalle secche. Abbiamo plastica, abbiamo metalli, abbiamo polistiroro. Abbiamo spazzatura della quale non sospettate neanche l'esistenza. Cosa? Ce l'ha in testa? Ma c'ho una bussola in questo momento. L'ho vista solo ora. Cosa sono quei simboli, scusa? C'è un simbolo verde, giallo... Cos'è quella cosa verde? E non si avvicina... Devo andarli sopra, raga. Devo andarli sopra. Ok. Però... C'è qualcosa di verde da queste parti. Forse è semplicemente il fatto che è il bar. Ok, il verde è il bar. Passeggeri, insomma. Poi c'è giallo. Questo sarà il fabbro blu. Sì, blu è il fabbro. Ok, giallo sarà c'è il negozio di sopra e il negozio di sotto. Easy. Però dov'è il pawn shop adesso? E l'ho perso per strada. Dai, 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 dai. No. Vuoi colpire la macchina, raga. Ce la farò prima o poi, eh. Eccolo qui. Quello è il mio guscio. No, ma scherziamo, questo qui mi sta ancora seguendo. D'accordo, fai finta di niente. Non so proprio di cosa tu stia parlando. Ah, usava... Il sto squalo come la testa. Dico su serio, ridammelo, me l'ha rubato uno squalo maleducato. Beh, per prima cosa a me quello squalo è sembrato un tipo simpatico e a modo. E poi la nostra è stata una transazione perfettamente regolare. Se rivuoi il tuo guscio dovrai comprarlo da qualunque altro articolo in negozio. È come qualunque altro articolo in negozio. Da seconda pinna funziona così. Quanto costa allora? Cosa posso usare per pagare? Dipende da quello che hai, amico. Ho qualche microplastica, credo, e del filo. Ascolta, ci tengo davvero un sacco a quel guscio. Potrei riscattarlo lavorando, magari? Sono disposto a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, eh? Per trovarti qualcosa da fare in cambio del tuo guscio, qualcosa di lungo e noioso che ti porti via un sacco di tempo. Perché non mi scrosti i ripedi dal culo? Aspetta, aspetta, hai sentito? Sentito cosa? L'isola della spazzatura è arrivata. Mi coglie sempre di sorpresa, devo sbrigarmi se non voglio perdermi le plastiche migliori. Non avevo finito di parlare. Ah... Va a vedere questa isola della spazzatura, cos'è? È schifezza, fra l'altro, pensare che è reale, realmente così. Boh, lui addirittura ha buttato giù. Mamma mia. Rumoreggiare di granchi. Mamma mia. La scatola di cereali. Captain Crunch. What is that thing? I've never seen anything like it. It's a message from the captain. It's got his face right on it. It's gotta be. Excuse me. Adesso diranno, dobbiamo trovare il tesoro. Excuse me, young lady. As New Cassinia's official historian, certo. I'm sure I can shed some light on. My God! If I'm not mistaken, tipo One Piece. Part of a, sì, map, è un frammento di a map showing the way to a most valuable treasure. Can you mind me, buddy? If someone were to find its missing pieces and decipher them, certo. Why, they'd be rich beyond their wildest dreams, I say. Rich? I like the sound of that. That treasure's as good as mine. I'll be able to afford the flashy shell in the ocean, you know? Not if I get there first. Think of all the tourists that treasure can bring to our city. Tortellini parlava così. You'll be eating your hat when I get that treasure and fix up my restaurant. Vabbè, tutti accenti che non mi immaginavo. The first stop on the map seems to be the forest to the north of here. Ma non è vero. The best crab.
come colpo di pistola. Apologies for the interruption, folks. I seem to have misheard. Ma che bello è quel polpo, quella seppia lì, un cassato nero. Citizens here planning on unearthing some valuables. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? I'd hope it would go. Spero converrete che un simile pericoloso lavoro di scavo non possa essere affidato alla Shellfish. Lui è il capitano. È un isopode da lui. Don't you agree? Yeah. In profondità, non lo so, però. Then, as Shellfish Corp's CEO in this fair city's de facto mayor, I suppose no one would have any objection. Qui c'ha delle chiavi, una pistola, un schiaccianoci. Cazzato nero lui. Sarà un boss sicuro. Oh dear. I suppose that sounds all right with me, I say. You hear what they're talking about over there? Over there. Some kind of crazy treasure hunt. Hey kid, I just got an idea. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. Oh. For real? You'd really do that? You bet. A prawn never goes back. Sì, yeah. Oh, yeah! I'm gonna find that treasure! Sì, certo. Yeah, you go, kid. Roland can't tell us what to do. Uh-oh. That treasure belongs to whoever can find it first. The corporations don't control us! Ah, però vedi, basta uno che urla. Basta uno che urla e il popolo allora si allea, eh. Però prima gli dava ragione, erano dei cagoni. Quindi capitalismo versus popolo, vai. Ma bellissimo. Ma io lo voglio affrontare quello lì come boss subito. La seppia boss, vabbè, tutti i punti esclamativi però. Cavolo, che roba pazzesca con le Z maiuscole. Stavolta ti sei cacciato davvero in un bel guaio, ragazzino. Quel calamaro che ronza attorno a Roland non ci pensa due volte a far sparire chi non gli va a genio. Non avevi mai potuto di farlo. E amico, il mio era solo un suggerimento, ma l'offerta è ancora valida. Se riesci a portarmi quel tesoro, il guscio è tutto tuo. D'accordo, dove inizio allora? Non hai sentito quel vecchio? È nel bosco nord, molto lontano da qui. Dovrei fare un bel po' di strada. Fantastico. Beh, immagino di non avere altra scelta ormai. Mi piace o no, devo portare a termine questa caccia al tesoro. Oh, dimenticavo un'altra cosa. Se trovi altra spazzatura in giro, portamela e te la pagherò in microplastica. Compra spazzatura. Amo. Ma perché dovrebbe servirmi l'amo? Sacchetto per ami. Reliquia inox posso comprare, eh? Huh. Gli arti. Germoglio di alga? Vuol dire che posso portarmi più cure, forse? Uovo di squalo? Mi sembra un po' disonesto. Haha. What? Casa 999.999.999. Va bene. Era più classica roba di Pokémon. Ok. Non capisco perché dovrei portarmi gli ami in giro. Catturare i nemici. Si riattacchi la tua lancia. Vendi spazzatura. Boia. Boia. Boia, siamo ricchi. A fare completismo, raga. A fare completismo si vede, eh. Reliquia Inox. Cosa può servire l'uovo di squalo? Perché non so se prendermi una di queste e credo che sia una cura in più extra o l'uovo di squalo per capire il mistero. No, farei questa, dai. Credo che allora adesso potremmo portare quattro robe, giusto? Quando mi siederò al falò. Hai creato un bello scompiglio. Eh già, non capita tutti i giorni che qualcuno sfidi apertamente Roland. Non mi aspettavo di causare tutto questo trambusto. Beh, era proprio ora che qualcuno tenesse testa a quel prepotente. È da un pezzo che le sta provando tutte per buttare giù il mio museo. Ma sto divagando, dobbiamo sbrigarci se vogliamo battere sul tempo Roland. Sarà il bosco. Prosegui verso nord, certo.
Ok, mi dà semplicemente la stessa roba. Sarà fantastico, finalmente potrò misurarmi con il mio idolo, Roland. Il tuo idolo? Ma ammiri quel tizio? Ma certo, è un genio degli affari, no? Portando con sé soltanto i vestiti che aveva addosso, un impero economico costruito sul recupero di rifiuti dai generatori dei suoi avi. Ecco, appunto. Ecco. Il self-made man che poi scopri che arriva da una famiglia ricchissima, certo. E con le sue sole forze, e con il... Con il merito, con la meritocrazia, ha trasformato quell'impero in un impero ancora più grande. Sono stimi tanti, tanto perché vai a caccia del tesoro? Siete che non ne capisci proprio niente di affari. Nutro un grande rispetto, ma operiamo nello stesso mercato e questo fa di noi dei rivali. Le leggi del libero mercato mi impongono di fare il mio meglio per batterlo. È il presupposto di una sana competizione. Zeze. Libero mercato? È una nuova filosofia economica radicale che ultimamente è molto in voga nei circoli culturali. Come posso spiegarti? Probabilmente avrei notato che c'è della gente che vive nella parte superiore. E invece è altra gente che vive molto più giù, nei bui e puzzolenti con i ribassi. Non mi sembra molto giusto. Questo è quello che dicono gli ignoranti. In un mondo dove tutti si lamentano delle ingiustizie, l'economia del libero mercato osa chiedere e se fosse destino che le cose vadano proprio così? Io voglio scoprire chi sono di persona gli sviluppatori di questo gioco e abbracciarli tutti. Forse è destino che io viva nei quartieri alti perché sono simpatico, attraente o affiuto negli affari. E forse i quartieri bassi sono così puzzolenti perché ci vivono un sacco di granchi puzzolenti che non sanno come investire il loro denaro. Cosa vuol dire investire? Cavolo, ragazzo mio, dovrei mandarti una fattura per la consulenza. Comunque parleremo di affari un'altra volta, ora dobbiamo andare al bosco. Uè, buonasera Sciarpone, cos'è sta monnezza? Da un bel po' è che non vieni, Sciarpone. Cos'è questa monnezza? Questa monnezza è Dark Souls, ma sei un fanculo. Ed è tipo il gioco più stupido e divertente della storia. Ed è tutto un'ironia continua. Sei appena arrivato in città e stai già smuovendo le acque, tesoro. Se non fosse stato per te ci saremmo fatti mettere i piedi in testa da Roland, come al solito. Allora andremo tutti alla ricerca del tesoro? Pare proprio di sì. Se quel vecchio che gestisce il museo non ci sta prendendo in giro, chiunque metta le chiede su quel tesoro diventerà un pezzo grosso. Ma sinceramente la maggior parte di noi basta che finisca nelle mani di Roland. Ma chi è quello lì? Perché lo odiano tutti? Niente meno che il CEO della Shellfish Corp, la più vasta operazione di recupero dei rifiuti del mondo. È vero, l'hanno tradotti bene i dialoghi. Poi bisogna vedere se gli originali hanno comunque questa... Cioè, avranno sicuramente sta vena ironica. A parte quel poco che riescono a accumulare a chele nude i commercianti e i dipendenti, tutta la spazzatura che arriva a Nuova Carcinia passa attraverso Roland. Quindi è ricco, e intendo ricco sfondato, la Shellfish Corp possiede la maggior parte degli edifici in città, si può fare. Vabbè. Noi dei quartieri bassi diciamo che non siamo particolarmente entusiasti della situazione, per cui l'idea di fargli abbassare la cresta sventolandogli un tesoro sotto il naso, ci sono modi peggiori per passare una marea o due. Ma basta parlare di Roland, dobbiamo metterci alla ricerca di quel tesoro. Sì, sì, andiamo al bosco. Sì, una spintarella nella direzione giusta. Madonna, quanti dialoghi però! Padre Argine. Ma sono sicuro che se collaboriamo riusciamo a trovare... Nuova chiesa con tutti quei soldi, i nostri fedeli non dovranno più pregare nel parcheggio. Abbiamo parlato con lui, per sbaglio. Santa Maria, che emozione! Vi accompagnerò nella vostra piccola caccia al tesoro. Devo documentare tutto per i miei follower. Cosa sono i follower? Ma sì, dai, i follower, le persone che mi seguono per sapere quello che faccio. Vuoi dirmi che tu non ne hai neanche uno? Per dindiridina, una vera caccia al tesoro, tortellini. Allora devo fare l'accento bolognese. Ah. Per dindiridina, una vera caccia al tesoro. Questo è il tipo di cose che leggevo nei libri quando ero un tenero granchietto. Pensi che dovremmo affrontare uno squalo, un onice? Un eunice? O una di quelle orrende mostruosità che vivono sul fondo dello scarico? Corbole! Spero proprio di no. Finiti. Possiamo per un attimo non avere dialoghi. Perché lui ancora? Perché lui c'ha ancora il punto esclamativo? Allora, adesso. Un attimo di... Perché adesso si può finalmente giocare. Perché ho fatto 6 ore di dialoghi adesso. Bellissimi, ma 6 ore di dialoghi. Allora. Nuovo livello, non posso farlo. Fammi andare nei quartieri bassi dal fabbro, che abbiamo la cosa in più.
Vedi, sì, abbiamo 4. Quindi da lui si comprano le cure extra. Ok, ottimo. Ma perché se avessimo speso 2000 per una cura monouso, non tornavano i conti. Oh, fabbro e potenziamo subito l'arma. Devi morire. Niente, è impossibile, non puoi distruggerla con la macchina. Quando è che inizi ad essere il maestro di ferie che tanto dicevi di essere? A inizio line ne ho fatti 300, tipo. Potenza forca... Ah, no, 2 reliquie. Shit. Ma quindi, cos'è questa cosa degli ami? Io non l'ho capita. Che non posso selezionarlo, tipo. Per catturare la preda da lontano. Perché non mi sembra di aver trovato un tasto che mi permetta di usare l'amo. Oh? Certo, c'è il favro, ovviamente c'è il favro. Boti. Allora, nuova carcinia, andiamo sui quartieri alti. E andiamo verso, a sto punto, andiamo a vedere un po' questa, questo bosco. Andiamo in direzione. Che è questa la direzione. Ah certo, c'era... Ah, ma non è che magari ha liberato anche sotto, allora? Che c'era anche la poliziotta di sotto che liberava le cose. Il museo è ancora chiuso? O si può entrare? Credo non si possa entrare, vero? Rip. Roland possiede la maggior parte delle fabbriche qui intorno, pochi non fegano di tenergli testa. Ma tu ci hai dato coraggio. Se pensa che siamo una manica di gusciamolli, se ne pentirà. Parola di Bartolomeo Calanchi. Liberi! Liberi! New Carcinia. Bello, bello. Ci sta, è la città principale, quindi ci sta anche che sia... Venite con le carcini. Gli assegni di lusso sono visti di lusso per evitare i carcini. Va bene. Manfrone, bellissimo. Ossa, no! Mi sono trasferito di lusso per evitare. Vabbè. Ok. Finiamo sti dialoghi perché veramente non ce la faccio più. Però 3000 microplastiche se me la vendi. Mi dispiace, non è in vendita. Serve un'arma per difendermi in un posto del genere. 6000. 4000. Sono meno di 6000. Aspetta, stai prendendo meno di prima. Mi piace contrattare. Ok. Questi fumano. Voglio quelle piccole sardine da compagnia. Sono così carine. Ma dai, non ci credo. Che c'è? Io la penso esattamente come te sulle sardine. Usano le sardine come animali. Ci diamo qualche bacetto. Che? Che? Eh? Eh? E siamo io e Sharp quando usciamo. Diamo qualche bacetto. Cioè, tu Wolfie, dopo 6 ore che sto facendo dialoghi, mi fai fare una reaction? Cioè, oggi non si gioca, quindi. Vabbè, adesso vado. Ma questo gioco è cringe, not gonna lie. Guarda un po' il gameplay. Adesso sto facendo i dialoghi, meme, tutto. Che tra l'altro sono dialoghi meme bellissimi, perché sono tutte, ovviamente, critiche sociali bellissime. Però... Il gioco sotto effettivamente è divertentissimo. Ok, fa vedere un attimo di cosa perché è colpa dei poveri, vedi? Cioè i ricchi che dicono che è colpa dei poveri perché... Vabbè. Ok. Rich è tornato? Ancora no. Devo detto andare nel sabbia di mezzo era una pessima idea. Ok. Ci siamo? O ci sono ancora dialoghi là sopra? No, vero? Basta dialoghi, raga, basta. Oh! Non penso che ci muoviamo oggi. Questo gioco dopo quel minus, cioè quello un po' meno magari. Nessun nuotatore non segna resistenza e nel peggiore dei casi ti resti bloccato lassù. Mi piace il ritmo qua della host. Allora, fammi vedere un attimo. Questo.
Stop! This morning, I woke up today in this morning. See, in the morning, I woke up this morning, I woke up. And remember that every morning that I wake up, I woke up that fucking day. Just remember that. Just what? Remember that. Stop manipulating me. Stop. This morning, I woke up molto today. Molto bello. L'ho visto tante volte questo video. This morning, today. Ok, giù. Ah, ma c'era anche... Ah, quello è il passaggio per andare giù. Sufficiente una casa qui? Certo. Voi dite qualcosa di utile o di inutile? Beh. Tirati su, cara Calappa. Quando diventeranno rottamatori, Lutiano e Melu porteranno a casa un sacco di spazzatura. Voglio solo avere il mio Tiano qui con me, al sicuro. Porto al bocca porto. Vieni città, dicevano. L'avrei la corallina è un posto sicuro, dicevano. Capirei che vantaggio se non possiamo neanche permetterci una casa dentro le mura. Con quella belva. Non ti vedi di mercatori olfattivi? Abbi un po' di fiducia nella tecnologia. C'è una belva qua fuori. Mi fa troppo ridere, sì. Posso straridere. Ragazzi, sento tanti discorsi sulla fine del mondo. Almeno questo è quello che si dice. Pensate sia vera questa storia? Chi se ne infischia? Ascanio? Lasciate entrare Ascanio? Se riesco a farmi passare l'affitto, il mondo può pure finire, per quanto mi riguarda. Hai ragione, fratello. Ok. Liberi? No, ovviamente ce n'è uno anche qui. Sabbie di mezzo. Non ero mai stato in mare aperto prima d'ora. Busco incantato, stiamo arrivando. Esco. Eccoli qui. Sabbie di mezzo non sono posto per un granchietto innocente. Non mi importa, sono coraggiosissimo. Svegliamoci, così posso tornarmi a casa. Dimmi solo da che parte devo andare. Sì, va bene. A nord c'è il bosco incantato. A est, la valle dei diritti. La città aziendale. E a ovest? A ovest non vado mai senza un buon motivo. Non che faccia alcuna differenza per noi. Stando alla mappa del Comodoro, dobbiamo andare a nord, verso il bosco incantato. Sì, signore. Ok, quindi adesso è proprio open world. Datti una calmata, tesoro. È vero che in questa caccia al tesoro siamo tecnicamente rivali. Questo non significa che io voglia vederti sbranato davanti ai miei occhi. Cosa ho fatto di male? Delle regole. Precauzioni da prendere per evitare che lui ti risucchi fuori dal guscio e ti inghiotti nel suo boccone. Li vedi quegli archi? Marcando? Hanno distribuito tracce olfattive che a lui non piacciono. Non importa quanto tu sia appetitoso, lui non si avvicinerà al sentiero. Se qualcuno ti insegue, corri verso l'arco più vicino, più in fretta che puoi. Fra? Però qua non ci sono archi. Fez? Beh, un granchietto di merda. Il bicchierino che avevo già preso in realtà, quindi da qualche parte qua ci sono i mostracci. Aguro silvorace. E questo l'arco? Questo era ok, quello è il mostro, quello è il mostro. Ok, devo ritrovare un guscio. Pensavo fosse un meme per il pesciolino. Ho detto, mi sembra strano che un pesciolino abbia... Cos'è? Un inalatore? No, è un Yakult. Cos'è che fa? Probiotici. Mi cura, ok. Yakult. Ah, voglio fare Perry. Ok. Fatto. Questa è nuova anche. Chi la ubriaca? Ok. Cavolo, però è mare aperto senza una mappa?
E mi ha sentito. Dove sei? Eccolo lì. È forte, cavolo. Ok, ci ho voluto provare. È effettivamente non alla nostra portata. Però se impari il moveset, se non ti tocca ti fa zero. D'altronde, no? Se schivi ti fa zero danni. Quindi tutto è battibile prima o poi. Ok. Bruttissimo. Ho provato a perriare un attacco pericoloso, cioè un genio. Però wow. Vabbè, quelle sono le mie anime, ma non mi servono. L'ho già perso. Non si ferria un boss di solito. Non lo vedo. No. No, raga, Non si può correre. Cioè, non si può saltare per quello, devi schivare. Non lo so. Sono tentato in realtà, sapete cosa? Di esplorare un pochettino per trovare un falò. No, non ho provato per riarlo, qua ho provato a saltare per schivare l'attacco pericoloso. Per capire se, perché non è proprio una spazzata, ti prende anche in alto. Quello si schiva, credo schivando invece che... Che... no? Italiano. Ok, vieni qua. Oh! Perfetto. Voglio quell'oggetto. Arriverà sicuro. Shit! Ah, ti fa pure questo? Certo. Lasciami spazio. Ok. Mamma mia. Più che altro vorrei trovare un posto per fare dei try tranquilli, no? Allora, per favore. Vabbè. Sono fortini comunque anche i nemici normali qua, eh? Ho fatto bene prima a fare un giro di ricognizione per capire. Qua sono tutti abbastanza fortini. Io sono abbastanza completo. Sono stato abbastanza completista della prima area. Mamma mia. Comunque devo andare verso nord. Io credo che stessi seguendo il nord più o meno. Più altro andare da un. Andare di arco in arco.
Lui arriva sicuro adesso. Sicuro arriva. Ok, no. Credo che queste microplastiche ti indicano anche posti molto sicuri. Ma poi attacca subito questo qui, oh. Stiamo scherzando. Ok. Scambio di colpi, ma va bene. Quello è abbastanza fattibile, in teoria. Sì, però io voglio un cavolo di arco. E là. Ah, lì l'arco, lì. Corri, corri. No. Via. Ok. Verso nord. Allora, devo andare a quello, basta. Devo andare coraggioso. No, che trappolone. Bastardo. Ma come facevo? Madonna, che casino. Ma è pieno di trappole sto posto. Pienissimo proprio. Wow. L'hanno fatto bene questa sezione, eh? Effettivamente, cioè, è stupidino. Cioè, non è che... Cioè, per un gioco del genere, chiaramente, non è che possono fare un nemico che fa veramente paura. Esattamente. Però ti danno il senso del pericolo. Cioè, sono stati bravi qui a farti... A metterti ansia, anche perché poi se muori devi scappare, ricominciare molto più lontano. Forse se vado diretto, cioè... No, lo arriva subito proprio, è inutile. È inutile. Non sei più veloce di lui, poi. Ok. Seguire le microplastiche. Seguire le microplastiche. Seguire le microplastiche. Segui, vai. Let's go. Ok. Continua così. Salta lui. Let's go. Qua siamo abbastanza al sicuro, secondo me. Riusciamo a fare un giretto qua sopra? Per capire due cose, sicuramente in alto non arriva, no? Non può arrampicarsi, quindi continuiamo. Vediamo. Su. Madonna, queste bombe. Plankton, una famiglia di piccoli amici fotosintetici. Consumare un bacello di alga curiforme rigenera un po' di umami. Oh, not bad. Poi lì è proprio aperto, eh. Ma quello è un pesce gigante di atmosfera o è un nemico? Sali. Ok. Dov'è il prossimo arco? È lì. Poi si farà l'esplorazione quando avremo ovviamente eliminato lui. Che sarà fattibilissimo, secondo me. Una volta che troviamo un falò, è fatta. Perché i try si possono fare molto più velocemente. Granchi che spawnano. Qua è tanto, che stiamo correndo. Ecco la foresta. Ci siamo. Sono comunque troppo lontani sti falò, eh. Non ce n'è uno in mezzo.
E devi entrare un bel po' dentro la foresta prima di averlo. Ok. Un po' meno strada da fare almeno adesso. Bim. Uscio di Lunatia. Allora, innanzitutto fammi vedere un po' le zone, come si stanno dividendo adesso. Sabbie di mezzo. Sì, che poi sono the sands between. Fa troppo ridere. Secondo me da qua possiamo iniziare a provare un po' di try. Un pochino, giusto per capire due robette. Faccio a dire che spawnano loro. Però, guarda, guarda, guarda. Guarda come arriva. No, è incredibile perché non lo puoi perriare. Aia! Stiamo scherzando. Oh, no! Ok, però non recupera vita. Ottimo. Ma può creare buche? Vai, combatti con loro. Perché non puoi fare le schivate troppo veloci. Aia! Terrorizzato come fai? Non me la ricordavo. Come fai? Però si può imparare. L'importante è che non ti rompa subito lo scudo. E va un po' trascinato in una sezione con tanti scudi. Perché così, se te lo rompe, lo recuperi. Non male, però. Non male, perché non è un pericolo eterno. Lo puoi battere. Lo puoi battere e poi puoi esplorare liberamente tutto. Ho capito come batterlo. Schivare al momento giusto e non farsi colpire, credo, Solito, credo sia quella la teoria. Dov'è? Terrorizzato. Ok. Oh shit. Tempismo sbagliatissimo. Vai, curi. No, non si viene neanche. Ok. Ah, shit. Vai, attaccati. Non sei attaccato. Ok, non mi sono spaventato. Questo era a fondo, però.
mi sono incastrato sotto. Adesso se arriva un altro gank, esatto. Avido. Avido. Rila una pistola, metti sì. È vero, potremmo metterci la pistola e sparargli. Però no. Ottimo try. Dai, direi che per chiudere la live proviamo un po' di volte lui. Secondo me ci sta. Potremmo addirittura cambiare guscio, ma vorrebbe dire andarcelo a cercare e poi assicurarlo. Che non è proprio la cosa più facile al mondo. Ed è schivato. Anche rompendo la stamina da un'azione. C'è un pezzo di merda. Let's go. Ce l'avevamo fatta, metà vita andata, momento ify, sì. Metà vita andata, dobbiamo riuscire ad essere più aggressivi, così gli spacchiamo la stamina. Se gli spacchiamo la stabilità è andata. C'è anche il problema che non ho capito come cambiare l'arte. Questa qui, l'adattamento tra uno e l'altro. Cioè, non ho capito che tasto dovrei usare per cambiare l'adattamento. Sinistro. Freccia sinistra. Però preferisco questo ancora. Come? Ho schivato all'indietro, ma che fai? Vabbè. Primo try. Try bellissimo questo. Ma ho schivato al tempo giusto. Non ho ancora capito come si fanno le magie su Elden. Beh, devi avere un bastone per fare le magie intanto. Devi avere una build magica. Oh, questo è nuovo? Cos'è? Vasetto di vetro. Sketch. Però è fragile. Sarebbe carino fare schegge per vedere quanto gli facciamo, ma non so. Terrorizzato. Vabbè, però sono stronzo. Ah!
ha schivato. Bastardo. Mi ha schivato il cavolo di RT. Dai! Ok, bravo. Monaca! Ciao Monaca! C'ho il verme dentro! Almeno la vita rimane, eh. Sì, però mi ha rotto lo scudo, dannazione. C'eravamo. Sono il migliore al mondo. False player, raga. Caspita che combattimento. Mi sento così pieno di energia adesso. Forse quella ragosta non ha tutti i torti. Devo tornare da Concia e scoprire dove porta questo nuovo pezzo di mappa. Pezzo di mappa, quindi. Colosso. Mi potenzia tantissimo. Ma che figata! Fra l'altro c'aveva il verme che gli usciva fuori come la monaca. Proprio bellissimo. Comunque ci sono ancora sti cavolo di cubi ovunque. Che non ho ancora capito come si fanno a... ci sarà il modo, eh. Fa vedere con questa abilità... Ah, non posso, non ho cariche. Va bene, ragazzi. Questi 20.000 li usiamo, mi sa, per... diciamo, per comprare roba o per livellare. A me conviene usarli per comprare roba. Guardate cosa facciamo. Allora, uscio trasporto. Quartieri alti. Comunque Wolfie, devi usare il bastone, andare nel falò e armonizzare gli incantesimi che vuoi usare. E dov'è finito il tizio, scusa? È di sotto? Mi sa che è di sotto. Al prone shop. Ma qua c'è il fabbro, ma non mi interessa. Dov'è il prone shop? Era di qua, tipo, no? Eccolo lì. Compra spazzatura. Al prossimo costa 9.000? Vabbè. Così aumentiamo anche la vitalità. E a questo punto prendiamo un uovo di squalo. Cerchiamo di capire cos'è un uovo di squalo. È un passeggero, magari? Non è un passeggero. Spazzatura.
usalo per azzerare i tuoi livelli o abilità. Il rispetto. Veramente il rispetto. Ok. E quindi non mi interessa più nulla di tuo. A posto. Posso usare il resto per livellare. Entra. Un bel level appino. Facciamo due livelli? No, uno solo. Va bene, attacco, dai. No, tiriamo su un po' resistenza, che sennò qua. Perfetto. Perfetto. Boys, direi che per stasera, direi che per stasera abbiamo fatto una gran bella liveina di Crab Souls. È stato bello, è stato bello. Abbiamo fatto un po' di completismo all'inizio, tutti quei dialoghi meme e una bella boss fight, bellissima veramente. Il fatto che poi la puoi imparare veramente bene, la fai no hit dopo un po'. Ragazzi, prossima volta facciamo ovviamente un giro dalla tizia, dalla Lunatia, che ci dà i poteri nuovi, perché devo farlo. E nada, facciamo un raidino. Facciamo un raidino. Chi raidiamo? Vabbè, del Nabone. Andiamo dal Nabone, dai. Andiamo dal Nabone. Anzi, andiamo dal Mez. Raid il Crazy Mez. Che un po' che non lo raido. Fuori. Eccoci qua. Ragazzi, fate i bravi. Buonanotte. Ci vediamo domani sera, immagino, a questo punto, con Cassette Beast. Così portiamo un po' avanti anche quella blind. Alla prossima, ragazzi. Buonanotte. Ciao.